Covid, SOS dei medici, soli e senza strumenti, dura presa di posizione degli operatori sanitari dell'ospedale del Mare, inviata una lettera dalla medicina d'urgenza ai vertici dell'ASL 1. Difficoltà anche al Cardarelli, intanto sulla zona rossa i napoletani dicono sacrifici inevitabili. Scuola da oggi, ok ai test, così si torna in classe. In campagna la ripresa delle lezioni dal 24 novembre, ma solo per asili e prima elementare. Attivato il numero verde, le postazioni per lo screening. L'assessore Fortini dice serve un rientro in classe in sicurezza. Napoli, comune in bilico, Forza Italia aiuta Dema, terzo rinvio sul bilancio, gli azzurri chiedono la surroga di Mara Carfagna e consentono a De Magistris di prendere tempo. Il sindaco apre i moderati e dice abbiamo una maggioranza politica ma non numerica. Sannio, incubo Covid nelle case per anziani, preoccupa la situazione dei contagi all'interno di una RSA di San Bartolomeo in Galdo. Morta un'anziana, positivi quasi tutti gli ospiti, il sindaco conferma la difficoltà del gestore della struttura a trovare infermieri per l'assistenza. Avellino, 10.000 tamponi, caccia gli asintomatici, 3 vittime da Covid in Irpinia nelle ultime ore, morto un 78enne di Sturno ricoverato al Frangipane di Ariano Irpino. In città la CGIL chiede più tutela per gli infermieri dopo i nuovi casi nel 118. Intanto il comune avvia i test per individuare i positivi senza sintomi. Salerno, contagi al Ruggi, ora è di nuovo allarme, sono ore di grande apprensione nel salernitano per l'avanzata del Covid. Da ieri 8 decessi e circa 500 nuovi positivi, 7 casi tra gli operatori del Ruggi. Intanto il sindaco di Fisciano prolunga la chiusura delle scuole fino al 7 dicembre. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Apriamo subito questa nostra nuova edizione del telegiornale con l'emergenza coronavirus, gli ospedali che sono ormai al collasso, i medici lanciano l'SOS, siamo soli e senza strumenti. Intanto al Cardarelli si continua ad indagare sul video del paziente deceduto nel bagno del pronto soccorso. Gli ospedali sempre più in affanno a Napoli, 50 ammalati in media al giorno e medici che lanciano un SOS. Mancano ventilatori, mascherine facciali chiuse e si alza sempre di più il rischio di contagio tra personale sanitario. Un grido d'allarme che arriva in particolar modo dall'ospedale del Mare, ma che unisce tutti i medici ospedalieri. C'è un sovraffollamento nei reparti, con promiscuità di ammalati Covid e non. Serve un'immediata soluzione, scrivono i medici. Lo scenario non è più gestibile. Intanto la curva di contagio in Campania è sempre alta, ieri 4.079 positivi su 25.110 tamponi eseguiti. Al Cardarelli invece la procura continua a indagare, è stato sequestrato il cellulare con cui è stato girato il video che riprendeva Giuseppe Cantalupo, l'uomo di 84 anni trovato privo di vita nella toilette del Cardarelli, come rappresentato proprio da un video che ha fatto il giro dei media e canali social. Ed è proprio dall'analisi di immagini e video raccolti da uno o più pazienti nel pre-triage dell'ospedale che l'inchiesta comincia a prendere forma. C'è una doppia mossa da parte della procura: da un lato il sequestro del cellulare del videomaker che in una trasmissione ha candidamente dichiarato di possedere altri filmati, oltre quello che rappresentava il corpo dell'uomo esanime nella stanza dei servizi igienici; dall'altro la necessità di mettere a fuoco l'ipotesi di accusa in grado di ricostruire eventuali responsabilità. Sono due i reati ipotizzati fino a questo momento dagli inquirenti. In un fascicolo che, bene chiarirlo, resta ancora contro ignoti. Oltre all'ipotesi di omicidio colposo, la procura ipotizza anche l'accusa di abbandono di incapace. E da domenica c'è la zona rossa in Campania, Napoli è arrivata anche in ritardo, secondo molti cittadini che sono stati intervistati. Vediamo. Per i napoletani la zona rossa e questo lockdown un po' più soft rispetto a quello di marzo rappresentano un sacrificio inevitabile. La città mostra una veste singolare, quasi deserta rispetto al solito, ma è giusto così, dicono i cittadini, sperando che queste 3 settimane di chiusura possano servire a rallentare il contagio e tornare a una parvenza di normalità già da dicembre. Io credo che dobbiamo fare tutti quanti dei sacrifici, io sono felice di farla se per salvare vite umane. Forse era il caso anche di far capire ai napoletani, noi napoletani, che era opportuno non scendere in strada tutti quanti sul lungomare, non comportarsi come se non ci fosse un problema. Quindi ben vengano i provvedimenti purché servano. Forse serviva pure qualche tempo prima, magari la gestione potrebbe essere ancora diversa, però
se serve a controbattere questa grande epidemia, va bene così. Se si fosse intervenuto in tempo nei 6 mesi che avevamo da marzo ad oggi, forse si poteva stare meglio e aiutare un po' più le imprese che adesso sono in difficoltà. È stata una brutta botta per diciamo, tutta la parte economica della città, però secondo me era doverosa, perché anzi secondo me è fatta anche in ritardo. Il problema ci sta, quindi siccome che le persone non sono corrette ci vuole per forza la frusta. La zona rossa avrebbero dovuto decidere di farla prima, non avrebbero dovuto far allargare tutti questi contagi. Quindi meglio tardi che mai, però ci vuole, è importante. Intanto la campagna si avvia al parziale ritorno in classe, si parte dagli asili e dalle prime elementari, ma prima i tamponi, tamponi che saranno effettuati su base volontaria sui bambini e sul personale della scuola. Intanto l'assessore Fortini spiega: non usiamo i piccoli come cavie, ma serve un rientro in classe che avvenga in sicurezza. Scuola in campagna, si torna in classe dal 24 novembre, ma solo dopo gli screening sanitari. Riparte la didattica in presenza per i bambini di asili e prime elementari, ma scattano le verifiche sanitarie per accertare ogni rischio. In ogni provincia è stato predisposto il servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l'effettuazione di uno screening su base volontaria su personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e delle prime classi della primaria, nonché sugli alunni e relativi familiari conviventi. Abbiamo immaginato, attraverso uno screening da fare a tutto il personale docente e non docente e ai bambini, abbiamo pensato appunto di riavviare la didattica in presenza. Per poter prenotare il tampone si dovrà contattare il numero verde 800 814 818, di modo da rendere il meno problematico possibile, soprattutto per i nostri bambini e naturalmente i genitori familiari che volessero fare il tampone insieme ai loro figli, di modo da avere una situazione più tranquilla. L'assessore Fortini rassicura che non si tratta di una procedura traumatica per i più piccoli, ma del metodo più giusto per poter tornare in aula in sicurezza. Per quanto possa essere invasivo, onestamente non è una cosa, insomma, complessa a fare. Chiaro, si tratta di bambini, io credo che questo possa essere utile anche per capire qual è la situazione dei nostri bambini e quindi eventualmente delle nostre scuole, e potrebbe essere, come dire, la modalità attraverso la quale a mano si possa ritornare in presenza. Adesso parliamo della politica. Terzo rinvio per la discussione sul bilancio durante il Consiglio Comunale di Napoli. Forza Italia chiede la surroga di Mara Carfagna, aiuta De Magistris a prendere tempo. De Magistris intanto si dice disponibile a cambiare giunta e si apre anche ai moderati. Prende tempo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che a margine del Consiglio Comunale sul bilancio, che per la terza volta è stato nuovamente rinviato, lancia chiare accuse ormai evidenti a tutti, che a poche centinaia di metri da qui c'è chi vuole mandare a casa il Consiglio Comunale di Napoli. Lo si vede chiaramente dalle forze in campo che si agitano, precisa, rivolgendo un appello alle forze moderate e riformiste per far sì che la consiliatura arrivi a fine mandato, ora che in piena pandemia sanitaria, sociale ed economica bisogna fare di tutto per evitare che arrivi un commissario, dice. Intanto consiglio rinviato con le opposizioni che si spaccano sulla surroga della parlamentare di Forza Italia Mara Carfagna, dimessa dal Consiglio Comunale. Al suo posto subentrerà Armando Coppola. Un rinvio di una quindicina di giorni che arriva in soccorso di De Magistris, che punta dunque ora a trovare una sponda nei moderati. Abbiamo una maggioranza politica, ma non numerica, che osa un riferimento a Forza Italia, mai citata ma più che palese. Io avverto che nel Consiglio Comunale ci sono delle forze responsabili. Si capisce chi vuole, per ragioni ormai di natura alcune personali, altre di tipo dove c'è un mandato politico molto chiaro, per sciogliere, altri invece che pur sulla posizione dell'opposizione sono pronti a un dialogo. Io sono molto fiducioso e dai segnali che ho credo che si costruirà un percorso importante che metterà in minoranza chi in questo momento ha solo un obiettivo di attaccare la città e l'amministrazione che legittimamente la guida. Invece ci sta una parte ancora importante delle opposizioni con cui secondo me si può continuare a costruire quel dialogo che si è costruito in questi giorni.
Nella tarda serata di ieri, intorno alle 20, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro, frazione di Piazza di Pandola, in via frontale per un incendio che ha interessato un'auto in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, l'area messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono danni a persone. La vettura è andata completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi, hanno ascoltato il proprietario della macchina e dopo i primi accertamenti si è appurato che si è trattato di un cortocircuito. E adesso l'emergenza Covid, ci spostiamo nel Sannio dove preoccupa la situazione dei contagi all'interno di una RSA per anziani dove la maggior parte degli ospiti sono risultati positivi dopo il decesso di una pensionata. Il sindaco di San Bartolomeo annuncia la difficoltà a reperire personale sanitario. Nel Sannio resta alta l'attenzione sul fronte dei contagi. Sono 1639 le persone positive al coronavirus, che in questa seconda ondata ha provocato la morte di 36 persone residenti nel Sannio. Ieri altri 3 decessi al San Pio. Domenica notte invece a perdere la vita era stata una 82enne, ospite di una casa di riposo di San Bartolomeo in Galdo, centro del Fortore, dove si registrano oltre 25 contagi, ai quali vanno aggiunti gli operatori sanitari e i familiari degli ospiti della struttura. La donna aveva problemi clinici seri ed era risultata positiva. La signora aveva un quadro clinico già abbastanza compromesso da quello che mi è stato detto e sicuramente il Covid non è che abbia giocato a suo favore. Una situazione delicata che prevede come da protocollo nazionale l'arrivo di infermieri specializzati per l'assistenza H24 degli anziani ospiti. Assistenza che però ancora non viene attivata dopo 10 giorni dalla scoperta del focolaio. Un protocollo che si riporta integralmente alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Su questo ci sono però dei problemi che mi vengono riferiti anche dal soggetto gestore, in quanto il protocollo prevede anche un'assistenza infermieristica H24 che purtroppo il soggetto non riesce a reperire. Non ci sono disponibilità di infermieri nell'ambito di un territorio vastissimo, sta procedendo ad una ricerca a quanto mi riferisce e non riesce a soddisfare questa richiesta, questa esigenza. E adesso ci spostiamo a Salerno dove il lockdown mette in ginocchio il commercio e il settore della ristorazione. Se in giro non c'è gente, l'economia si ferma. Vediamo. Molte serrande sono rimaste aperte, ma all'interno i negozi sono vuoti e gli affari vanno a picco. Uno scenario forzato ma triste che rischia di provocare gravi ripercussioni all'economia salernitana, già colpita duramente dal precedente lockdown. L'entrata in vigore della zona rossa ha frenato nuovamente la corsa agli acquisti, provocando gravi perdite a commercianti e ristoratori, che adesso sperano nei ristori per contenere la crisi. Il male come vuole che vada. Ovviamente se non c'è gente si lavora poco, insomma, o tanto poco quanto niente. Il delivery e l'asporto non riescono a colmare il fabbisogno che ha un'azienda abituata a lavorare al ritmo normale, per cui c'è una grossa difficoltà. Ci sono poche persone che escono per il lavoro, non c'è niente di lavorazione come prima. Il danno credo che possiamo parlare almeno di un 90-95% sul fatturato normale, parlando di un locale che è abituato alla somministrazione. L'aiuto ci vuole sempre da parte del governo, però se siamo aperti diamo un servizio a qualcuno che sta in giro, qualche lavoratore. Ma tra i negozi del centro di Salerno c'è anche chi ha dovuto sbarrare molti scaffali in modo da vendere soltanto prodotti per bambini. Sembra un po', tra virgolette, un paradosso. Siamo l'unica categoria attualmente che sembra essere chiusa. L'abbigliamento è appunto il settore delle calzature. Ci hanno dato questa possibilità per il settore del bambino o bambina, ma è comunque tutto fermo. È difficilissimo. Un momento davvero così delicato non avevamo mai vissuto.
E adesso ci spostiamo in Irpinia, decessi a raffica, 56 dall'inizio di ottobre. Intanto nuovi contagi tra gli operatori del 118 preoccupano il sindacato, che chiede maggiori garanzie, mentre nel capoluogo irpino partono i tamponi rapidi a Campogenova. Dopo qualche ritardo rispetto al cronoprogramma annunciato, a Campogenova sono partiti i tamponi rapidi dell'amministrazione comunale di Avellino. Ieri pomeriggio i primi test, circa una quarantina, effettuati sul personale della Polizia Municipale. È iniziata così la collaborazione con l'Ordine dei Medici per lo screening di massa sul territorio comunale. Sul posto c'erano i medici che siedono nei banchi del Consiglio Comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Franco Russo, Carmine Montanile, Elia De Simone e Luigi Preziosi, perché dicono in questa emergenza sanitaria non devono esistere differenze ideologiche ma solo solidarietà. Nei prossimi giorni si sottoporranno al test gratuito anche altre categorie maggiormente a rischio, a cominciare dai commercianti. Sarà comunque necessaria un'impegnativa da parte del proprio medico curante per sostenere il tampone rapido. Ma intanto nelle ultime ore si sono contate altre vittime al Moscati. Le ultime: una 86enne di Volturara, una 89enne di Lauro, un 81enne di Rocca Bascerana e una 65enne di Avella. E il contagio corre ancora. Ieri pochissimi tamponi processati, 640, e comunque registrati 114 positivi, tra cui tre operatori del 118, due autisti e un'infermiera. E nella seconda ondata sono 22 i casi complessivamente tra il personale delle ambulanze e quello di Contrada Amoretta. La funzione pubblica della CGL lancia l'allarme. Deve essere una priorità la tutela degli infermieri. In questi giorni ci stiamo occupando di una delicata materia, che è quella dello stoccaggio dei rifiuti speciali Covid. Non ci sono dei percorsi dedicati appositi per il trasferimento dai reparti Covid al settore di stoccaggio all'interno dei presidi ospedalieri, e ai lavoratori che si occupano appunto dello stoccaggio non sono stati forniti idonei dispositivi di sicurezza. Adesso il punto sull'emergenza coronavirus a Salerno: altri 8 decessi in poche ore, 500 i nuovi contagi, 7 dei quali sono stati riscontrati tra gli operatori dell'ospedale Ruggi. 8 pazienti morti in un giorno ed un'emergenza che continua ad avanzare a grandi falcate. La provincia di Salerno si è messa alle spalle uno dei giorni peggiori dall'inizio della seconda ondata della pandemia. A preoccupare è l'aumento dei contagi, circa 500 secondo l'unità di crisi, che stanno mettendo in ginocchio anche gli ospedali. A Ruggi, dopo i 3 casi registrati a ginecologia, ci sono altri 7 positivi nel reparto di osservazione breve intensiva. Disagi anche al Covid Hospital di Scafati, dove secondo la CISL FP l'organico è inadeguato. Ma a preoccupare è anche l'aumento dei decessi. A Novi Velia è morto un 57enne, la costiera amalfitana piange un 79enne di Cetara e un 80enne di Maiori. Alda Procida è ispirato un 72enne di Mercato San Severino. Lutto anche a Salerno città per la morte di un paziente che era ricoverato ad Eboli, dove si è spento pure un 76enne di Montecorvino Pugliano. Nel Cilento altri 2 decessi hanno colpito le comunità di Perdifumo e Casaletto Spartano. Una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. A Salerno il sindaco ha chiuso fino al 3 dicembre parchi, ville e giardini comunali. A Fisciano invece è stata prolungata la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole fino al 7 dicembre. Allerta alta anche nell'agronocerino sarnese, dove il numero dei contagi continua a crescere. Quello che mi auguro è che Pagani sia una città che rispetta le regole. Guardate, stiamo facendo di tutto per controllare la città. Ho chiesto al prefetto di mandarmi anche l'esercito, se possibile, per controllare la città. Mi affido soprattutto al vostro senso di responsabilità per rispettare nella migliore maniera possibile questa zona rossa. Intanto c'è la crisi che avanza con la pandemia che non si arresta, intanto hanno perso un lavoro e con il passare dei giorni si trovano sempre più in difficoltà e si rivolgono alla Caritas. Quella generata dalla pandemia potrebbe essere la crisi economica più dura che ha investito il Sannio dal dopoguerra. Numeri allarmanti conosciuti dalla Caritas di Benevento, che ormai da mesi sta cercando di aiutare quante più famiglie possibile. I nuovi poveri sono le persone che hanno perso il lavoro, spesso a nero, ma che rappresentava l'unica forma di sostentamento per interi nuclei familiari. Come ha spiegato il direttore diocesano della Caritas Sannita, Don Nicola De Blasio, durante Punto di Vista, trasmissione di approfondimento di 696 8 Channel TV.
sul nostro corso Garibaldi e in tante altre zone della città di Benevento si vedono tutte le serrande chiuse, non solo per il lockdown. Abbiamo tante persone che già vivevano arrangiandosi, noi nelle nostre zone lo sappiamo bene, c'è il lavoro nero, e quindi sono tutte queste persone che hanno una loro dignità, che vorrebbero lavorare, ma che purtroppo non trovano la possibilità di accedere. Non solo la Caritas, ma anche il Comune di Benevento in campo con donazioni e raccolte di fondi. L'ente guidato dal sindaco Mastella in tempi brevi acquisirà 1000 saturimetri da consegnare a chi ne ha bisogno ed ha avviato una raccolta volontaria anche di generi di prima necessità. Un gruppo di lavoro che si sta prodigando con lettere tramite Confindustria, tramite tutte le associazioni degli agricoltori, cercando di avere terrate alimentari, al fine di poter poi, tramite le associazioni di volontariato, distribuire in virtù di un elenco di persone. Torniamo ad Avellino, cedono le sponde del torrente Fenestrelle nella zona di Contradamacchia. Anni di mancata programmazione, nessun intervento di messa in sicurezza hanno accentuato il fenomeno del cosiddetto spanciamento verso il basso della sponda. La segnalazione arriva dall'ex consigliere comunale del PD, Salvatore Cucciniello, oggi attivo anche nell'ambito del Comitato Spontaneo per il Fenestrelle. Con le ultime precipitazioni il fiume diventa sempre più impetuoso e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini non si effettua da tempo. Resta su carta il grande progetto del parco urbano fluviale, del quale si parla da decenni senza mai passare dalle parole ai fatti. E ancora maltempo, bomba d'acqua nel golfo di Policastro, frane, case allagate e famiglie fatte evacuare nella notte. Il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, mette a disposizione degli sfollati il cineteatro comunale. Golfo di Policastro devastato dal maltempo per le ingenti piogge cadute su tutto il Salernitano durante la notte, decine di abitazioni invase dall'acqua, canali in piena frane, smottamenti e strade chiuse perché invase da detriti e fango, tra i comuni più colpiti, Santa Marina, Ispani e Vibonati. Nella frazione Policastro-Bussentino del comune di Santa Marina decine di famiglie sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile, ingenti danni. A guidare le operazioni il sindaco Giovanni Fortunato, che questa notte ha messo a disposizione degli sfollati il cineteatro comunale, quella che descrive è una catastrofe senza precedenti sul territorio. È stato un disastro ambientale, una calamità naturale mai vista. Le persone che piangevano, siamo stati costretti ad aprire il cineteatro e la delegazione per ospitare anziane e giovani perché le case erano completamente allagate. Stiamo comunicando a tutti gli uffici preposti, alla prefettura, alla protezione civile regionale, al ministero, non solo di dichiarare la calamità naturale, ma chiedere aiuto e mezzi dalla protezione civile regionale per cercare di riprosciugare quanto prima tutti i locali e le abitazioni piene di acqua. Paura anche nella frazione Capitello del comune di Ispani, dove il lungomare è stato completamente sommerso dall'acqua. Molti cittadini hanno atteso i soccorsi ai secondi piani delle case nel comune di Vibonati e nella frazione Villamare, dove è straripato un torrente inondando decine di abitazioni. Tratta in salvo sulla statale 18 una persona colta da malore rimasta bloccata all'interno della propria auto. 4 arrestati, un denunciato a piede libero, 2 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate. Questo è il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Napoli, che ha fatto irruzione in un complesso di capannoni a Castel Volturno, sorprendendo i contrabbandieri in flagranza di reato. Il carico, 2 tonnellate di sigarette marca Winston, era a bordo di un autoarticolato di una nota ditta di trasporti. Quando i finanzieri sono penetrati all'interno della struttura, hanno sorpreso i contrabbandieri mentre caricavano le bionde giunte a bordo del camion su 2 furgoni. Sono scattate le manette per 4 persone, un 59enne pregiudicato, 2 31enni di Napoli incensurati, un 56enne di Napoli residente a Latina. I 4 sono stati multati anche per aver violato le disposizioni nazionali e regionali anti-Covid. Un 5° uomo, un 41enne di Napoli, residente a Castel Volturno, con numerosi precedenti alle sue spalle, è stato denunciato a piede libero.
E adesso ci spostiamo ad Ariano Irpino, dove sale la protesta dopo la decisione di trasferire decine di compattatori per la raccolta dei rifiuti dalla stazione di trasferenza di Flumeri al centro di Cardito. È attenzionato dalla polizia ad Ariano Irpino il piazzale Air, destinato a diventare parcheggio e ricovero dei compattatori per la raccolta dei rifiuti da parte di Irpini Ambiente. Una decisione tra le due società che sta sollevando non poche polemiche tra la popolazione di Rione e Cardito. Un clima di rivolta che potrebbe determinare problemi di ordine pubblico. In campo anche la Chiesa, con il parroco Don Alberto Lucarelli, già in prima linea nel 2004 contro la discarica di Difesa Grande, in una lotta di popolo che la città non dimentica. Siamo preoccupati sia per il luogo, qui un posto molto centrale di passaggio con la scuola, con tante macchine che passano, la chiesa che sta vicino, e quindi anche una zona molto popolata anche con giovani, bambini, questo qui. E poi anche l'altro motivo è il momento attuale, un momento già di grande sofferenza. Allora, non creiamo ulteriore sofferenza alla gente che in questo momento veramente fa sacrifici per andare avanti. Abbiamo già raggiunto oltre 200 firme tra ieri e oggi, quindi la raccolta va bene, la gente risponde. Anche la Chiesa, vediamo, si è mobilitata. La Chiesa si è mobilitata, ha già raccolto 30 firme, quindi ci stiamo muovendo a grossi livelli. Il TG finisce qui, grazie ad Aldo Fenizia in regia. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi c'è il TG Sport con Angelo Giuliani.